Partita dalle mille emozioni al Brianteo, ma alla fine sono emozioni negative per il Monza perché alla fine la spunta il Caravaggio. Nell'ultima casalinga, nell'impianto monzese del piano da fiducia al giovane Achenza, schierato in avanti con Grandi, si rivedono Cetrangolo in porta, Romeo sulla mediana e Pierini in difesa. La prima occasione del Monza, all'ottavo Achenza ruba palla a Nicolosi ma non riesce a trovare Grandi. Buona partenza per i biancorossi. 17esimo. Punizione di Comentale, colpo di testa di Grandi, Penesi riesce a controllarla. 19esimo, ancora Monza, ancora Comentale per Achenza, tiro che finisce fuori di poco. 20esimo, alla prima vera occasione il Caravaggio conquista il calcio di rigore, lo vede a terra Capelli in area, per l'arbitro Di Paolo Di Chieti è calcio di rigore. Dal dischetto, lo stesso Capelli spiazza Cetrangolo che ritrova la maglia da numero 1 dopo una vita passata tra panchina e tribuna. Il Monza non demorde, 22esimo, occasione per Derrico, calcia a botta sicura, murato da un difensore. Sembra in palla il numero 10 del Monza. 32esimo, Andrea Del Carro per Capelli sopra la traversa. Minuto 33. Romeo tira giù un giocatore del Caravaggio in area, proteste da parte degli ospiti, sembrava un rigore molto evidente. Al 42esimo proteste anche da parte del Monza per un fallo di mano nell'area del Caravaggio, l'arbitro fa correre con le immagini girate e montate da Simone Castelli. Passiamo alla ripresa. Al 53esimo il tiro di Boggian, deviazione di Cetrangolo. Poi nessuno riesce a cacciare via quel pallone, Capelli anticipa Cattaneo e fa 2-0. Partita che scende di ritmo, per 20 minuti non succede nulla, fino al minuto 73 il gol di Derrico che riapre la partita, fa tutto lui, penetra in area ed accorcia le distanze. Minuto 77, Del Carro butta giù Roveda e stavolta il rigore c'è. Sul dischetto si presenta Derrico che colpisce una traversa clamorosa. Derrico che però non molla di un centimetro, torna in area di rigore e fulmina così Pennesi. È 2-2. 83esimo, occasione per Francesco Del Carro d'azione di corner. Sbaglia l'inzuccata vincente. Al minuto 85, punizione per il Caravaggio, rischia l'ennesima espulsione Cetrangolo. Parte Noris e trova Cetrangolo impreparato, è 3-2 per il Caravaggio che espugna così il Brianteo. Settimo, è la settima sconfitta in casa per il Monza che perde così anche l'ultima partita casalinga. Io ringrazio per le immagini di questa stagione Mauro Tettamazzi, Simone Castelli, Luca Nevola e Lorenzo Lo Cicero, Elipsia di Monza, che ci ha fornito l'attrezzatura per realizzare i nostri servizi, Luca Viscardi che ha contribuito insieme a me alla realizzazione dei servizi. Ci rivedremo la prossima stagione, naturalmente seguite tutti gli aggiornamenti durante l'estate di Calcio Mercato e Notizie che riguardano il Calcio Monza.